Oggi faremo seghi di talini perché saremo felici. La patata dolce è una cosa migliore di tutto. Amo le patatini dolci. Però il nome diffuso di patata dolce è di merda, perché questo è alla famiglia delle pomodori. E in, come si dice, in Veneto, del nord-est dell'Italia, ma tu sei italiano, tu sai dove è Veneto? Là si chiamano patata americana. Loro dicono patata americana, ma questo è un accento di nord-est dell'Italia. Si mangia la patata dolce in Asia, tanto si mangia là, ma pure in America si mangia queste cose, si fa le dolce con questo, si fa i patati fritti con questo, è buonissimo. E oggi voglio fare patata dolce nel forno con le cose e basta. Cominciamo con il condimento di maionese. È una salsa giapponese, si usano tanto. Si può comprare una salsa fatta già, però fai da solo perché è meglio così e si può mettere esattamente cosa si voglia. Qui ho il maionese, un po' di olio di oliva, olio di sesamo, un po' di soia. Ma senti, compri la soia giapponese, perché la soia cinese non è per questo. La soia cinese è troppo forte, troppo pesante. Vogliamo questo qui, la soia che non è scurissima, la soia giapponese. Aglio, così, aglio grattuto si chiamano, il senzero fresco, pure questo grattuto, perché se tu fai con il, come si dice, con un coltello solo, allora diventi piccolini, questi pezzi piccolini, si mangia e non è buono. Non vogliamo questo, vogliamo fino fino. Il miele, se tu hai il miele che è molto liquido, allora va bene, e se no, se tu hai questo miele scandinavo, più dal nord, dall'Europa, che è molto duro, metti nel micro e basta, 5 secondi e poi è liquido. Un po' di aceto bianco. Io uso l'aceto di riso, come in Asia, ma tu puoi usare quale aceto vuoi, ma non usi l'aceto balsamico, perché l'aceto balsamico ha un sapore molto distinto e non vogliamo questo, vogliamo un sapore neutrale, come si dice, sai cosa voglio dire. Allora, per esempio, quello qui è buono, ma si può usare pure aceto bianco, dal vino bianco, fai come vuoi. E mischia sulla bottiglia così e lasci stare nel frigorifero per tante ore. È meglio se tu fai oggi e usi domani, perché tutti i sapori dell'aglio e del zenzero e tutto mischiano e diventi buonissimo. Oh, madonna ragazzi, va bene, fai come i siciliani e aspetta. La patata. Fai i buchi così, con la forchetta. Che buona patatina. Così. Forse pure di più, quando è morbido e è pronto, che buono. Questo qui è il controfiletto di manzo,
Il controfiletto si trova qui, è vicino il filetto. Tu puoi usare il filetto di manzo, fai come vuoi. Quello ha un po' più sapore di manzo. Il filetto di manzo è molto morbido, però non c'è un sapore molto manzato, come si cazzo dice, non lo so. Sai, carne è come un cazzo. Se te piace, è sempre buono. Se non è malato o troppo vecchio, ma quasi sempre buono. Tagli un buon pezzo e poi tagliamo i pezzi fini fini, ma facciamo manualmente, così. Se tu sei pigro come i siciliani, allora metti in una macchina e vieni carne macinato. Ma se tu fai dal mano, diventi questi pezzi piccoli, buoni, al dente, un po' più al dente, e non vieni una miseria. Ma fai come vuoi, va bene così e così. Se tu non hai tempo o sei pigro, vai e compra carne di manzo macinato. Una padella caldissima con l'olio e friggiamo presto e caldissimo e vieni. E se tu non riscaldi la padella caldissima, allora sei fattuto, perché quello non frigge boli nel succo di carne. Questo è schifo, non vogliamo questo. Allora, una padella caldissima. Qui ho una pera dura. Quelli morbidi si può mangiare, ma non è buoni per mettere nella padella. Allora una pera morbida. Tagliamo fino fino. E cazzo, stai attento con il carne. Ho detto caldo caldo, ma tu non puoi lasci stare e per sempre senza vedere. Vedi qui che buono diventi. Perfetto, guarda, buon colore. Dai, pipi rosso, i pipi giallo fino. I fettini sono grandi, ma sono come si dice, non sono i grossi, sono i fini. Beh, come una carta. Aglio fino fino. E qui ho il chili rosso. E come ho detto prima, quelli qui, quelli piccolini qui, là non c'è la fortezza. La fortezza c'è qui, nel membrano bianco. Allora se tu non vuoi troppo forte, troppo piccante, allora taglia questo qui. E poi tagliamo fino fino, così. La cipolla, i funghi. Tu puoi usare quale funghi vuoi, però io voglio che questo qui diventi un po' asiatico. Non è un cibo asiatico, però c'è i sapori asiatici con il patata, il condimento, con le buone cose. Allora io uso i shiitake, perché i shiitake ha un molto molto distinto sapore. Allora, i shiitake. E metti tutto nella padella con il carne. Meschi così, un po' di sale, un po' di zucchero. Il zucchero, vedi, ho messo un po', solo un po'. Due cose e fai il zucchero. La prima cosa diventi un po' dolce, una dolcezza, un piccolino, però un po' di dolcezza. Ma la seconda cosa è che il zucchero aiuta per caramellizzare la verdura. Il zucchero dentro la cipolla ogni tanto basta per caramellizzare la cipolla, ma un po' di zucchero è una aiutanza e diventi buono. E adesso abbiamo un po' di tempo, perché la patata è nel forno e questo qui è quasi pronto. Allora, ti voglio vedere un po' di statistica. Italiani e polacchi sono i miei fans migliore di tutti. E allora, ti voglio faccio vedere le cose. Quanti anni hai? La statistica dici 18, tra 18 e 34, penso. Più o meno la stessa in Polonia e in Italia. Più della metà delle persone preferiscono rinunciare il cavolo di ogni la cosa altra. Ma una cosa interessante è che le donne soprattutto non vuole rinunciare il cioccolato. Se le donne devono selettare una cosa, allora loro dicono affanculo alla pasta e tutto, ma cioccolato no. E la maggior parte pensa che il citrollo e la verdura
il più sensuale del tutto. Solo il 10% pensano che la cosa verde, come si dice in italiano, il porro, questo qui, è una sexy cosa. Quasi due volte più italiani di polonesi non vanno alla palestra nemmeno un po'. Ma vaffanculo, diventi grossi schifosi. Allora, che cazzo fai se tu mangi il mangiare che faccio io e non vai alla palestra? Sei fattuto. Continuiamo, ciao. Prendiamo la patata. E la patata, voglio una patata molto molto morbida. E vedi, se la patata è morbida l'intero così, allora è pronta. Dopo più o meno un'ora, eschiamo l'intero della patata così e mettiamo in un bicchiere per adesso. Mettiamo questa miseria di verdura e mangio così. E poi mettiamo il resto della patata morbida e buona e fantastica così. Il coriandolo, e lo so, ci sono questi che non piacciono il coriandolo, allora metti il prezzemolo o qualcosa, però io amo il coriandolo, allora messo, e lo so, forse non si usa coriandolo tanto in Italia, che cazzo so io, ma è buono, metti, perché questo è un fusione, non è una cosa asiatica qui, ma fan tranquillo, non è come facciamo una cosa tradizionalmente, metti così e assaggia, e pensi, ma che cazzo ho fatto, non è buonissimo, è buono, però i sapori non sono perfetti, non manca qualcosa. E poi ti ricordo, ma che cazzo, non è pronto, perché ancora devo mettere queste cose qua. E ma vaffanculo, porco dio di madonna di pirla di tutti, che buono. E ma vaffanculo, e mangia, è perfetto. Oh madonna ragazzi, bella catazzocla. Abbiamo fatto la pasta con tre tipi di aglio con astinenza da sesso garantita per 24 ore. Minchia!